Sì, avete capito bene. La statua della Vergine Maria che si trova nella Cappellina delle Apparizioni, il luogo dove nel 1917 tre pastorelli videro la Madonna per 6 volte, ha cambiato posizione davanti agli occhi increduli di migliaia di fedeli e di telecamere. Un miracolo senza precedenti che conferma la presenza viva e attiva di Maria nella storia dell'umanità. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire cosa è successo. Era il 13 maggio 2023, il giorno in cui si celebrava il 106° anniversario della prima apparizione della Madonna ai tre veggenti, Lucia, Francesco e Giacinta. In quell'occasione, la Madonna aveva chiesto ai bambini di pregare il rosario ogni giorno per la pace nel mondo e per la conversione dei peccatori. Aveva anche predetto alcuni eventi futuri, come la fine della Prima Guerra Mondiale, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la persecuzione della Chiesa e la diffusione del comunismo. Per commemorare questo anniversario, il santuario di Fatima aveva organizzato una grande celebrazione eucaristica presieduta dal Papa Francesco, che era giunto in Portogallo per l'occasione. Il pontefice aveva anche portato con sé il Terzo Segreto di Fatima, una profezia scritta da Suor Lucia nel 1944 e consegnata al Vaticano nel 1957. Il Terzo Segreto era stato reso pubblico solo nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II, ma molti ritenevano che non fosse stato rivelato tutto il contenuto. Il Papa Francesco aveva annunciato che avrebbe svelato il vero significato del Terzo Segreto durante la Messa a Fatima, come segno di trasparenza e di fiducia nei confronti dei fedeli. Era una decisione coraggiosa e inaspettata, che aveva suscitato grande attesa e curiosità. La messa era iniziata alle 10 del mattino e si era svolta nella grande piazza antistante la Cappellina delle Apparizioni, dove era stata collocata la statua della Madonna di Fatima. La statua era stata realizzata nel 1920 su indicazione di Suor Lucia, che aveva descritto come la Madonna le era apparsa. Era alta 1,10 m, pesava 15 kg ed era rivestita da un manto bianco con una fascia azzurra in vita. Teneva tra le mani un rosario d'argento e aveva sul petto un cuore trafitto da una spada. La statua era stata portata in processione dal Papa fino alla cappellina, dove era stata posta su un piedistallo davanti all'altare. Il Papa aveva poi celebrato la messa con grande devozione e solennità, accompagnato da numerosi cardinali, vescovi e sacerdoti. La piazza era gremita di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che seguivano la celebrazione con fede e commozione. Tutto sembrava procedere normalmente fino al momento dell'omelia. Il Papa aveva preso in mano il foglio con il Terzo Segreto di Fatima e aveva iniziato a leggerlo con voce chiara e forte. Il silenzio era calato sulla folla, che ascoltava con attenzione le parole del pontefice. Il Terzo Segreto era così formulato: dopo le due parti che ho già esposto, abbiamo visto accanto al nostro sinistro il Santo Padre, e davanti a lui una grande moltitudine di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, che salivano una ripida montagna, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi. Prima di arrivarvi, il Santo Padre passava attraverso una grande città mezza in rovina e tremante di passo incerto, afflitto dal dolore e dalla pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava per la via. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della croce, veniva ucciso da un gruppo di soldati che gli sparavano vari colpi di arma da fuoco e frecce. Lo stesso modo morivano uno dopo l'altro i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e varie persone laiche di varie classi e posizioni. Sotto le due braccia della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo in mano, nel quale raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
Il Papa aveva poi spiegato il significato di questa visione profetica. Questa è la terza parte del segreto che la Madonna ha rivelato ai pastorelli di Fatima. Si tratta di una profezia che riguarda il futuro della Chiesa e del mondo. La grande città mezza in rovina rappresenta la situazione attuale della società umana, segnata dal peccato, dalla violenza, dall'ingiustizia e dalla corruzione. Il Santo Padre che sale la montagna simboleggia il cammino della Chiesa verso la santità e la fedeltà al Vangelo. La croce in cima alla montagna indica la meta finale della Chiesa, che è la comunione con Cristo crocifisso e risorto. Il martirio del Santo Padre e degli altri membri della Chiesa esprime il prezzo da pagare per testimoniare la verità e l'amore di Dio in un mondo ostile e persecutorio. Gli angeli che raccolgono il sangue dei martiri e lo usano per irrigare le anime mostrano il frutto del martirio, che è la salvezza di molti peccatori che si convertono alla grazia divina. Il Papa aveva poi aggiunto: "Questa profezia non è ancora stata completamente realizzata. Siamo ancora in tempo per cambiare il corso degli eventi. La Madonna ci ha lasciato un messaggio di speranza e di misericordia. Ci ha detto che se preghiamo il rosario ogni giorno, se ci consacriamo al suo cuore immacolato, se pratichiamo la penitenza e la carità, possiamo ottenere la pace nel mondo e il trionfo del suo cuore immacolato. Questo è il suo disegno d'amore per l'umanità. Questo è il suo invito a collaborare con lei nella salvezza delle anime. Questo è il suo segno dei tempi." A queste parole, un applauso scrosciante era scoppiato tra i fedeli, che si sentivano rincuorati e incoraggiati dal messaggio del Papa. Il Papa aveva ringraziato con un sorriso e aveva proseguito la messa. Ma quello che stava per accadere avrebbe superato ogni aspettativa. Era arrivato il momento dell'offertorio, quando il Papa aveva preso il pane e il vino da consacrare. Aveva alzato lo sguardo verso la statua della Madonna di Fatima, come per chiederle la sua benedizione. E in quel momento era avvenuto l'incredibile. La statua della Madonna si era mossa. La sua testa si era girata verso destra, come per guardare il Papa. Poi si era girata verso i fedeli. Amici, quello che avete appena visto è un evento storico, un miracolo che ha cambiato la vita di milioni di persone. La statua della Madonna di Fatima ha confermato il messaggio del Papa e ha chiesto al mondo intero di convertirsi al suo cuore immacolato. Ha promesso la sua protezione e il suo aiuto a tutti coloro che si affidano a lei. Ha mostrato la sua gloria e la sua potenza. Vi saluto con affetto e vi auguro una buona giornata. Che la Madonna di Fatima vi benedica e vi protegga sempre. A presto!